Riaperti dopo il sisma i luoghi significativi della riserva naturale della Badia di Fiastra, nel cuore delle Marche, tra i comuni di Urbisaglia e Tolentino. Sono di nuovo agibili il chiostro con la sala del capitolo, gli annessi musei del vino e della raccolta archeologica e il giardino del Palazzo dei Principi. Inoltre è stata inaugurata ufficialmente la nuova area camper, 50 piazzole tra il verde e gli incanti della riserva naturale. Un ulteriore segno di rinascita dopo il terremoto. La riserva dell'Abbadia, come la vediamo oggi, è l'esito di 40 anni di restauro ambientale portato avanti con dedizione e rispetto dalla Fondazione Giustiniani Bandini. Noi riteniamo che la riserva naturale sia un luogo in cui si debba restaurare. Allora, se noi partiamo da 1000 anni fa, l'area camper è un tassello che si aggiunge al restauro di quest'area. Perché? Perché il restauro non significa mantenere l'esistente puramente, perché bisogna anche vedere quello che è il momento storico che attraversiamo e teniamo conto di questo momento storico. Probabilmente fra 100 anni l'area camper non ci avrà più la necessità di essere presente, perché ci saranno i robot e quindi verranno i robot e le macchine forse non hanno la necessità di trovare il posto come area camper. Però noi facciamo conto che per i prossimi 100 anni possa essere sufficiente a soddisfare i bisogni dei camperisti. Al taglio del nastro erano presenti anche il vescovo di Macerata Marconi, il comandante provinciale dei Carabinieri Forestali Colonnello Bordoni, il sindaco di Urbisaglia Giubileo e il vice sindaco di Tolentino della CECA. Un'area importante, un'area che si presenta come un'eccellenza, diciamo, in questa zona, una zona che era già meta di tanti camperisti in questo momento, quindi abbiamo una cosa di urone in più. Poi oggi è anche una bellissima giornata, perché oltre ad aprire questa splendida area camper, che poi appunto sarà a servizio di tanti camperisti e quindi speriamo che porti quello che vogliamo, quindi il turismo, anche reddito per queste zone, a fianco di questa manifestazione andiamo anche a riaprire al pubblico il chiostro e parte del monastero. Quindi ecco, veramente è un modo per far sì che, insomma, dopo il terremoto, no, c'è proprio un segno tangibile che, ecco, una voglia di ricominciare dopo gli eventi che tutti conosciamo. Noi siamo talmente lieti oggi di poter inaugurare questa nuova parte di tutto il parco dell'Abbadia, anche perché segna l'inizio anche di un'accoglienza molto diversa magari dalla solita, ma andava fatto, era nelle nostre intenzioni poter valorizzare tutto il parco attraverso anche un'area che potesse concedere gli spazi proprio per far fruire poi da parte delle persone che vengono da fuori tutta la bellezza che abbiamo nel nostro parco. Come poter valorizzare ulteriormente? Si parlava anche di un consorzio Comune Urbisaglia Tolentino per valorizzare anche il Castello dell'Arancia, al di là, insomma, delle polemiche di questi giorni. Ci siamo, ormai sono, diciamo, un paio d'anni che ci siamo messi in moto anche con l'amministrazione Urbisaglia e stiamo cercando di usufruire anche di bandi che stanno uscendo per poter realizzare prima di tutto una rete anche viaria. Noi abbiamo sistemato da pochissimo il PRG, abbiamo previsto un parco lungo il fiume e proprio su questo parco vorremmo inserire una pista ciclopedonale che colleghi Tolentino con l'Abbadia. Oltre alla Fondazione Giustiniani Bandini, da alcuni mesi anche la Fondazione Carima ha la propria sede all'Abbadia di Fiastra e dopo mesi difficili questa area camper insieme alla riapertura del complesso abbaziale sono un segnale di ripresa incoraggiante per tutti. Un'area camper in questo parco che è natura, che è anche spiritualità e che anche vuole essere in questo momento anche un segnale di ripartenza anche verso un'accoglienza al turismo. Sì, abbiamo bisogno di segnali positivi che ci fanno capire che c'è una prospettiva anche a tempi brevi o immediati come questa di ricominciare. Il restauro, la ricostruzione di certe opere richiederanno tempo e normale, ma se non si comincia da qualche parte si rischia di scoraggiarsi. Oggi è una bella giornata di sole.
si riparte con un segno positivo. E poi già anche il fatto che la messa in sicurezza del chiostro permette qui di fare le celebrazioni, di muoversi con le persone nel chiostro, di attraversare il palazzo e raggiungere il giardino, ecco, sono tutti segnali di passi positivi verso un riappropriarci di questi luoghi. E oggi servono questi luoghi, servono per dare ascolto a se stessi e non solo alle tante chiacchiere che abbiamo attorno a noi. Si ricomincia, si riapre e ci si incontra. La Baia di Fiastra, una zona assolutamente baricentrica rispetto alla provincia, una zona di incontro di bellezze naturali, perché un'area straordinaria da un punto di vista naturale, è un luogo di ricchezze architettoniche, spirituali, un'abbazia, ci si incontra, un'area camper per incontrarsi, per arrivare qui, venire da luoghi lontani, ci auguriamo, a trascorrere dei momenti tranquilli, quelli per rigenerare lo spirito, l'anima, il corpo, perché no, ci sono percorsi naturalistici, percorsi per fare attività sportiva, un posto meraviglioso, peraltro già luogo di incontri, due comuni che aggettano e che si dividono una stessa area, Orbisaglia e Tolentino, due fondazioni, la Fondazione Giustiniani Bandini e la fondazione che mi onoro di presiedere, la Fondazione Carima, che vivono in questo ruolo, niente di più magico che un ruolo per incontrare se stessi, il Signore per chi vuole, la natura e il massimo che questa provincia, che deve rinascere, può esprimere.